lo spirito della tradizione quindi, e dei viandanti e quindi quella che è la cultura proprio popolare. Sì, innanzitutto grazie, perché proprio perché l'ospedaletto è il paese dell'accoglienza, ha accolto una stabiese. Tra l'altro prima hai citato Raffaele Viviani, che è un mio illustre concittadino, uno dei più grandi poeti del Novecento. Io sono profondamente onorata, ho sempre vissuto la Iuta da spettatrice, ma soprattutto da devota. Ho sempre cercato, anche in base ai miei impegni, di vivere la festa della Iuta, il 10, 11 e 12, e sono sempre stata presente alla Candelora. Quindi quando il sindaco mi ha interpellato per questa direzione artistica, la mia emozione è stata veramente enorme, perché veramente ha per me un grandissimo significato. Ecco perché, pensando ad una mamma schiavona che è la Madonna dell'accoglienza, ho pensato anche ad una Mater Regenerationis, perché questo per noi è l'anno della rigenerazione. Veniamo da 2 anni veramente molto, molto tosti, non credo che i prossimi saranno da meno, però abbiamo tutti voglia di una rinascita sia sociale che politica. C'è stata una rinascita politica anche rispetto ad una nuova amministrazione, una rinascita culturale, e ho voluto dedicare questa 24esima edizione a gruppi artisti di fortissimo spessore che portano avanti il passato attraverso nuove sonorità, che sono praticamente i Aluma Nera, che si esibiranno sul palco principale il giorno 10 all'apertura dell'Aiuta, e le 7 bocche che chiuderanno il 12 sul palco principale a Piazza Umberto I, ed è l'Aiuta della memoria popolare. Perché io negli ultimi anni ho proprio sentito l'esigenza, anche rispetto alle edizioni precedenti, di ritrovare quei suoni che ultimamente non ritrovo più. Questa è anche la scelta di pensare a 2 location libere per tutti gli appassionati, devoti, che vogliono regalare la propria musica, donare la propria musica a Mamma Schiavona. Io ho pensato, abbiamo pensato a 2 location che sono la Villa Comunale e Piazza Pellegrino, perché nel borgo principale, nel borgo storico, ci devono essere gli artisti invitati nella manifestazione, perché qui c'è proprio la voglia di riscoprire, di ritrovare dei suoni. Negli ultimi anni invece c'è stato un po' uno stato confusionale, anche io da spettatrice venivo, ma perdevo quei sapori, quei suoni. Invece così, dando un ordine, cerchiamo anche di iniziare a competere con festival nazionali e mi auguro internazionali, perché l'Aiuta ha tutte le carte in regola per diventare un festival internazionale, e dei festival di tutto rispetto hanno delle regole. Ma proprio perché poi vogliamo bene ai devoti, abbiamo donato ai devoti 2 location dove ognuno può andare lì e suonare liberamente. La memoria popolare, l'Aiuta il giorno 11 è dedicata alla memoria popolare. Ho cercato di invitare tutti i rappresentanti, tutte le voci antiche. Certo, non li ho invitati tutti, perché veramente sono tantissimi, ma per questa prima edizione, per me come direttore artistico, sono riuscita a riunire le voci antiche. E quindi avremo Peppino di Febbraio, che è una delle voci più antiche, che da generazioni insieme alla propria famiglia porta avanti la giulianese, la tamurriata giulianese, che Don Peppino ha 84-85 anni. Tonino Esposito detto Stock, che invece è il rappresentante della tamurriata dei paesi vesuviani. Ci sarà Raffaele in Serra riguardo i Monti Lattari. Biagio De Prisco, che è la nuova voce della tradizione. Biagio De Prisco veramente si può dire che è uno degli ultimi depositari, perché la musica tradizionale si tramanda voce a voce, anziano per anziano, e a Biagino gli hanno affidato la dote. Tra l'altro è stato anche nostro ospite ad Aspettando l'Aiuta, e farà un concerto devozionale meraviglioso, e dovete esserci tutti il giorno 11.
grazie, grazie al nostro parroco che ci ha ospitati nella chiesa San Filippo e Giacomo, questo concerto devozionale dal titolo A Maria, dove lui racconterà attraverso le tamburiate antiche la leggenda di Mamma Schiavona. Ma non sarà solo, ci sarà il coro popolare dell'Agro Nocerino Sarnese, ci sarà un ensemble che si chiama La Voce della Tradizione, composta da Marianna Ricciardi, Fortunato Carotenuto e Nino Conte, e poi ci sarà l'attore vesuviano Marco Palmieri, che reciterà delle preghiere popolari inedite, che proprio che lo stesso Biagio gli ha suggerito, che sono delle preghiere che gli ha tramandato la nonna, e lui le ha comunicate all'attore, proprio perché per la prima volta ascolteremo queste preghiere popolari antiche. Quindi ho voluto nella giornata, poi vabbè, poi ci sarà Carmine Ferrara per quanto riguarda la tamburiata dell'avvocata, Antonio Lione di Marra di Scafati. Avremmo avuto il piacere di avere con l'assunto, purtroppo, ahimè. Marcello sta passando veramente un bruttissimo periodo perché gli hanno amputato la gamba. Tra l'altro, lui spera tanto di esserci per la Candelora. Infatti, visto che il povero Marcello vive di arte, avevo proprio suggerito a Giacchino se si poteva in un certo senso dare un piccolo contributo, certo, a Marcello, che veramente se la sta passando male, visto che lui è sempre stato molto devoto a Mamma Schiavona e a questi luoghi. I canti credo che faceva sia, nella nostra chiesa, esatto, madre, credo che sia proprio il minimo che sono noi possiamo fare per memoria, lui, sì. E il giorno 11, come si faceva anni e anni fa, andremo a riunire tutte queste voci antiche a mezzanotte nella piazza principale per un'unica tamburriata, tutti quanti insieme, dedicata a Mamma Schiavona. Poi ci saranno due simboli importanti per quello che è stata l'aiuta passata e l'aiuta che poi andremo a fare, che sono Angelo Picone, detto O Capitano, che con il suo personaggio Pazzariella andrà a presentare le tre giornate dell'aiuto al pubblico e poi le voci popolari, sarà lui a presentare le varie paranze, le nostre voci della memoria. E poi i tre giorni dell'aiuto si concluderanno a mezzanotte in piazza Umberto I, proprio perché si parlava che la tradizione va tramandata soprattutto ai giovani di oggi, solamente che ogni tanto bisogna scendere a compromessi, e Tonino Faiello si è inventato questa tamburriata remix, dove ha preso le tamburriate più antiche e le ha rese un poco più moderne proprio per i più giovani. Quindi grazie a Luigi che mi ha fatto veramente un bel regalo quest'anno.